Tanto tempo fa, nel reame di Gallomir, viveva uno stregone chiamato Zarok. Quest'uomo spietato e arrogante odiava i suoi concittadini per i loro modi semplici e pacifici. Così si mise a capo di un esercito di demoni e partì alla conquista del regno. Il campione del re, Sir Daniel Fortescue, guidò le milizie nella battaglia contro l'Orda Infernale. Ancora oggi i bardi amano cantare di come egli guidò la carica contro le forze immonde, di come i demoni cadevano davanti a lui come spighe davanti alla falce, e di come infine, seppur mortalmente ferito, fu in grado di distruggere il malvagio stregone. Quel giorno Fortescue entrò nella storia come l'eroe di Gallomir e diede inizio a un'era di pace che durò 100 anni. Fino a quando lo stregone tornò. Yeah.
resuscitato, Sir Daniel Fortescue. Guarda l'eroe di Gallomir, colpito a morte durante la prima carica. Il velo della guerra e del tempo hanno cospirato per trasformare un volgare soldato in salvatore. Ma noi sappiamo la verità. Lascialo in pace. Il fato gli ha dato una seconda opportunità. Può finalmente dimenticare l'ignobile verità, sconfiggere Zarok e entrare nella leggenda. Auguriamogli buona fortuna. I tesori che trovi vengono convertiti in monete e aggiunti al tuo totale. Puoi usare le monete per acquistare oggetti dagli avidi mercanti Garguglia. Quando sei pronto a lasciare la cripta, dirigiti verso l'uscita in fondo alla sala per sbloccare il... In giro per Gallomir troverai varie bottiglie della vita. Contengono la stessa magia che ti ha risvegliato dal tuo torpore. Alcune armi possiedono poteri e capacità eccezionali. Provale tutte per scoprire le loro abilità secondarie. Nel corso dei tuoi viaggi nel mondo di Gallomir troverai un gran numero di oggetti. Per vederli o utilizzarli, usa il tuo inventario. Al suo interno troverai anche... Sei rimasto disteso per 100 anni. Avrai le ossa. Bentornato nella tua adorata Gallomir, i maleodoranti defunti. Oh!
A volte può essere utile guardare il mondo da un altro punto di vista. Oh. Questo oggetto è il calice. Ogni volta che elimini un nemico con un'anima, il calice si riempie un po'. Quando sarà pieno, potrai raccoglierlo. Così sarai degno di entrare. Oltre questi cancelli scheletrici si trova il mondo dei vivi. La chiave scheletrica è in mano al demone. Thank you.
divertiti pure a sguazzare nell'acqua bassa, ma ti avverto. Fa attenzione! Zarok aspetta al di là di questi cancelli. Il maestro incontra il demonio del mausoleo, ordendo le congiure più immonde. State alla larga, figli di nessuno!